È molto emozionato Antonio Di Martino, il giovanissimo arbitro di calcio che quest'anno ha esordito in Serie A e che ieri sera ha ricevuto il premio Olivatino istituito dall'AIA di Agrigento. Direi che sono veramente molto orgoglioso. Prendere questo premio ha un'importanza grandissima già per il significato ed essere il primo a riceverlo è veramente un orgoglio e un onore per me. Lei viene da Teramo, dalla sezione di Teramo. Qual è, diciamo, l'idea che si è fatta del giudice Olivatino? Magari, ecco, sentendone parlare ultimamente in previsione di questo, della consegna di questo premio. Appunto questo premio si è istituito proprio per i valori morali ed etici del giudice e proprio della sua vita. Per il grande lavoro e per la vita dedicata appunto al combattimento, alla guerra contro le mafie. Quindi sicuramente ricevere questo premio è ancora di più un orgoglio, non tanto perché si riceva per un discorso tecnico arbitrale, ma anche per un discorso sicuramente umano. A consegnare il riconoscimento è stato il presidente nazionale dell'AIA, Marcello Nicchi, giunto a Canicattì al Teatro Sociale, dove si è svolta la manifestazione con tutto il gota del mondo arbitrale. Siamo onorati di essere qui a ricordare una persona importante che purtroppo è stata vittima della mancanza di cultura, perché ci sarebbe da dire tante cose su questo avvenimento. Noi siamo onorati perché il premio in memoria del giudice Olivatino viene assegnato ad un giovane arbitro che si sta facendo onore e che rappresenta, come tutti gli arbitri, un portatore di regole, di cultura nel paese, in un paese che ne ha fortemente bisogno. La simbologia è quello arbitro-giudice, giudice di gara, giudice in tribunale. Quando si è chiamati a dirigere una partita è un impegno forte, così come è un impegno quello del giudice, del magistrato, nel dover decidere la vita degli altri. Sì, questo è ovvio, fa parte del nostro protocollo, del nostro modo di operare, però la cosa più importante credo che sia che i ragazzi che la domenica si trasformano in giudici dello sport sono ragazzi anche che sono importanti per mandare messaggi importanti ai giovani, a tutti quelli che vogliono bene, ripeto, alla legalità, alla cultura e al riconoscimento delle regole. E di conseguenza questi ragazzi, una volta che scendono in campo, non sono solo garanti del fatto che si giochi correttamente una partita di calcio, ma poi diventano giudici nella vita, diventano, si spera, buoni se non ottimi padri di famiglia e madri di famiglia, perché noi abbiamo anche 1800 donne con noi e questa è la cosa più importante, vale a dire che oggi l'arbitrare non è più la cosa predominante. Oggi arbitrare sta diventando per un arbitro addirittura secondario. La prima cosa è quella di crescere sano in un ambiente sano. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente regionale degli arbitri, Antonio Cavarretta. È sempre importante per tutta la classe arbitrale perché è stata una persona che anche nel suo ambito lavorativo, da giudice, da procuratore, è stato arbitro all'interno dei tribunali e nella vita, facendo rispettare la giustizia, la lealtà e la trasparenza, e come noi in effetti in campo cerchiamo di far rispettare le regole. Una persona che è importante, che ci deve far pensare che lui ha messo a disposizione la sua vita per tutelare i cittadini o tutto l'ambiente. Estremamente soddisfatto il presidente degli arbitri agrigentini, Gero Drago. Sì, il premio prende vita, sono tutti presenti, sia le autorità istituzionali, di Stato, militari, religiose, sia quelle dell'AIA, e possiamo dire che il premio è entrato veramente nel vivo. Noi ce l'abbiamo messa tutto, considerato che è stato organizzato da gente che nella vita fa altro, facciamo anche gli arbitri, e ci siamo divertiti e appassionati nel organizzare questa manifestazione, augurandoci che sia veramente solo la prima di una lunga serie, perché il nostro territorio ha bisogno di messaggi positivi come questi. Noi oggi vogliamo gridare veramente al territorio, non solo locale, che senza i valori che impersonificava il giudice Olivatino non ci può essere futuro. E la scelta appunto di un giovane arbitro come ambasciatore di questi valori per noi è molto importante, quindi sono certo che comunque vada è già un successo.